tutti, io mi chiamo Margherita, abito a Poviglio in provincia di Reggio Emilia, ho 24 anni. Sono Nicola Remani, ho 22 anni, sono laureato in scienze politiche e sono uno studente universitario. Sono Giorgia, ho 20 anni e sono una studentessa alla facoltà di psicologia. Ho scelto Casa Cervi perché volevo approcciarmi per la prima volta a un ambito lavorativo di mio interesse. Infatti i miei studi si incentrano all'interno dell'ambito storico-artistico, all'ambito museale ma anche bibliotecario e archivistico. Ho scelto Casa Cervi per il mio servizio civile perché è un luogo simbolico per il nostro territorio e per la nostra comunità, perché racconta una storia, perché testimonia una vicenda e trasmette dei valori che dovrebbero essere alla base della nostra società e dei nostri rapporti con le persone. Noi ragazzi del servizio civile in istituto svolgiamo molte attività, a partire dall'accoglienza, dal lavoro in reception a contatto con i visitatori, fino ai lavori invece in istituto, quindi nella biblioteca Cervi e nella biblioteca per ragazzi. E siamo stati partecipi di tutti gli eventi che l'istituto organizza, come la scuola di paesaggio Emilio Sereni o il festival teatrale di Resistenza. Questa esperienza mi ha permesso di avvicinarmi al mondo del lavoro e di farlo in un contesto stimolante, accogliente e ricco di significato, per cui consiglierei sicuramente ai giovani di candidarsi per il servizio civile a Casa Cervi. Mi ha messo nella posizione di prendere più insegnamenti possibili da tutte le persone che mi circondano. Mi ha reso sicuramente molto più responsabile, quindi consiglio vivamente di fare il servizio civile. Io questa esperienza la consiglio soprattutto ai giovani studenti, coloro in particolare che desiderano dedicarsi anche alla formazione lavorativa, oltre che allo studio, perché permette di gestire entrambe le cose. E oltretutto è un luogo davvero ricco di cultura, permette di approfondire una storia importante della nostra terra e per questo anche di valorizzare quello che è il suo patrimonio.